Sì, da giocatore a narratore delle vicende pallonare, meritatissimo, no, questo mi fa piacere, sono anche emozionato, cosa che raramente, onestamente, mi viene, però è così, è una bella serata, un gran bel premio, un riconoscimento che qualcuno mi ha detto prendilo perché te lo meriti, alla fine forse ci crederò davvero che è un premio meritato. Sono più abituato ad applaudire che ad essere applaudito, la voce trema un po'. Vabbè, una serata speciale, una bellissima serata, sono orgogliosissimo di questo premio. Questa sera Gigi Rossetti sarà applaudito dall'intera cittadinanza senese, ma da quanti anni racconti a Siena le vicende della Robur? Era il 1987, era il 1987 e quindi 23 anni pieni, più dalla radio qualche intervento sui campi dove il Siena giocava, diciamo che sono alle nozze d'argento con il Siena. Spesso si dice che Siena non riesce ad accogliere al 100% persone che magari vengono da fuori. Sei un caso, invece, insomma, l'eccezione che conferma la regola, possiamo dire, non sei senese, ma sei ormai un cittadino di questa città acquisito. Eh beh, 40 e passa anni di Siena, chiaramente il mio codice fiscale vede H501 e non I726, ma io credo che essere senesi significhi ben altro, nascere sopra le lastre, questo senz'altro sì, però poi è l'affetto, l'amore e il rispetto che uno deve avere per questa città, per le sue tradizioni. Entrarci in punta di piedi, credo di averlo fatto, proprio perché non essendo nato qui, e allora tante cose andavano prese con la dovuta cautela. Credo di averlo fatto, credo che la gente poi alla fine se ne sia accorta almeno di questo, non la strafottenza del classico romano, il rispetto soprattutto per la città, ripeto, e per le sue tradizioni. Sei arrivato giovanissimo a Siena, ma che cos'è che ti ha fatto innamorare subito di questa città? Intanto, vabbè, la storia, la bellezza incomparabile delle vie, della piazza, della gente, l'affabilità della gente quando sono arrivato. Era il 69, venendo dalla metropoli, ti aspetti, non sei abituato a certe cose. Se chiedevi un'informazione te la davano subito senza pensarci due volte. Roma in questo senso è un po' diversa perché magari ti danno un'informazione sbagliata così per prenderti in giro o per riderci un po' sopra. Però da subito Siena, Siena il palio, poi Siena probabilmente come ho visto scritto doveva essere nel destino, perché l'ho conosciuto che ero bambino nel pacco dono che davano a mio padre e dentro c'era il Panforte, c'erano i Ricciarelli. Seguivo il Siena chissà perché Bastiani faceva questo record incredibile. E poi, vabbè, poi il Siena, poi il Siena e il lavoro perché per me era un lavoro e quindi siamo andati avanti. A 11 anni dalla scomparsa di Paolo Fraiese, oggi siamo qui ovviamente a ricordare un altro grandissimo giornalista che ha fatto la storia della Rai, ma anche dell'Italia in generale. Un ricordo da parte di Gigi Rossetti. Ma è la sua affabilità nel raccontare le cose, il suo rispetto, perché anche lui non aveva i 726 nel suo codice fiscale, però l'umiltà di raccontarle, la serenità con la quale raccontava la festa e tutte le altre avventure del mondo. Stasera premio Fraiese per Gigi Rossetti, domani si torna al lavoro perché c'è da commentare una partita del Siena, ce la farà la Robur ad arrivare in Serie A, a raggiungere la promozione quest'anno? Sono convinto di sì, sono convinto di sì, senza nessun dubbio. Non sarà facile perché il gioco del calcio non è facile, vincere è sempre difficile a qualsiasi livello, dalla terza categoria alla Serie B, alla Serie A, ma il Siena ce la farà.